Ci sono storie che leggiamo sulle pagine di un libro, altre che seguiamo in film o serie TV, e altre ancora che ci vengono proposte all'interno di un videogame o narrate attraverso le immagini. E ci sono storie che vengono proposte attraverso tutti questi media. È il fenomeno del transmedia storytelling, che prevede che un determinato racconto si dispieghi su differenti piattaforme. Ma attenzione, non si tratta di un semplice adattamento di un'unica vicenda, ma piuttosto di un allargamento. Ogni canale contribuisce alla creazione della storia, che non si ripete sempre uguale in ogni media, ma si arricchisce con molteplici livelli di lettura e di approfondimento. Qualcosa del genere sta accadendo negli ultimi tempi. Con la diffusione di tablet e e-reader, alcune forme letterarie virano verso il fenomeno della narrazione trasmediale, creando degli interessanti casi di ibridazione. È quanto accaduto con i fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore, l'Upbook vincitore dell'Oscar come miglior cortometraggio. Le vicende di Mr. Lessmore, infatti, sono raccontate tanto in un ebook quanto in un corto animato e vendute sotto forma di applicazione per tablet. La casa editrice Siglio Press ha esplorato il confine e la relazione tra la pagina e lo schermo con Between Page and Screen, un volumetto che reinventa in chiave digitale il libro pop-up, sfruttando webcam e codici a barre. Anche i colossi dell'editoria e dell'animazione hanno investito in queste nuove e ibride forme narrative. Così Disney lancia Tron, un film che è anche una graphic novel e una serie televisiva. Le vicende della protagonista Quorra sono raccontate attraverso diversi media e in ognuno di essi si scoprono differenti dettagli sulla vita della misteriosa eroina. E che dire di Harry Potter? Oltre ad essere una saga letteraria e una serie cinematografica, la storia del famoso maghetto diventa anche mondo virtuale, attraverso Pottermore, un sito web dedicato ai fan del Mago di Hogwarts, in cui gli utenti possono rivivere ed esplorare l'universo creato da J.K. Rowling. Questa storia inizia quando l'inverno del 1992 sta per terminare e da Milano è partita una rivoluzione, così almeno si dice. Sono passati 20 anni da Tangentopoli e proprio nel 1992 si svolge la narrazione di Era solo una promessa, romanzo d'esordio di Fausto Vitaliano, pubblicato da Laurana. Alessandro è un fotografo che sembra farsi trascinare dalla vita, ha perso i genitori da adolescente e collabora saltuariamente per una rivista. La decisione di fare un servizio fotografico sui Neroz, ricca famiglia di provincia, lo porta a confrontarsi con la realtà di un piccolo paese, dove questi industriali hanno costruito il loro impero. Lentamente Alessandro entra nelle dinamiche familiari e giorno dopo giorno assiste all'ascesa di Giulio, il giovane erede che prende in mano il patrimonio e il potere, con l'ambizione di fare il suo ingresso e la sua ascesa nella scena imprenditoriale, anche ricorrendo a giochi sporchi. Sempre più invischiato nei segreti e negli affari di famiglia, Alessandro finirà per innamorarsi di Silvia, la sorella di Giulio, e proprio questa storia segnerà e rappresenterà un punto di svolta nella vita del protagonista. Tra una Milano soffocata dagli scandali politici e giudiziari e un paese di provincia, in preda alla narcolessia, dove le promesse si consumano e le cose sembrano non cambiare, prende vita una narrazione in cui la forza del passato condiziona continuamente le vite dei protagonisti. Una storia d'amore a tratti noir in cui si intravede uno scenario parallelo, dove elementi dalle sfumature magiche e surreali entrano in scena, arricchendo la narrazione e conferendogli originalità. Fausto Vitaliano ci regala un romanzo dove ogni personaggio è costruito e delineato con precisione e minuziosità, e dove gli eventi e i fatti che appaiono sullo sfondo ci portano a farci nuove domande su ciò che siamo stati e su ciò che saremo. Qualche palazzina e una piazzetta malconcia possono diventare il mondo intero per due bambine che crescono in un rione malfamato di Napoli, i cui confini diventano invalicabili. Lila, la figlia dello Scarparo, e Lenuccia, la figlia dell'usciere al comune, sono due bambine diversissime, eppure intimamente legate. Lila ha un carattere forte e aggressivo, è intelligentissima e sembra non aver paura di niente e nessuno. Lenuccia, invece, è pacata e diligente, studia notte e giorno per raggiungere i risultati che l'amica invece consegue senza il minimo sforzo. Le due ragazze sono le protagoniste di L'amica geniale, l'ultimo romanzo di Elena Ferrante, autrice la cui identità è ancora sconosciuta, ma molto nota per opere come I giorni dell'abbandono e L'amore molesto. La Ferrante ci regala un doppio romanzo di formazione,
ambientato all'inizio degli anni 50 in un piccolo rione napoletano, dominato dalla violenza, dalla legge del più forte, dalle grida e dai soprusi. Per le due amiche, l'unica via per uscire dai confini del quartiere sembra essere la scuola, con piacere alla maestra affinché convinca i genitori a pagare gli studi e finalmente poter andare via, abbandonare quella quotidianità che sembra sempre sul punto di scoppiare. Ma per Lila tutto questo non sarà possibile. Nonostante i risultati brillanti, dovrà abbandonare la scuola, che Lenuccia invece riuscirà a proseguire. La figlia del calzolaio però è incontenibile, ribelle e ammaliatrice. Ogni cosa che esce dalle sue labbra sembra diventare improvvisamente realizzabile e pare che le leggi senza tempo del rione per lei non siano valide. Ma proprio quando sembra che la ragazza sia riuscita a sconvolgere gli schemi di quell'asfissiante microcosmo, Lila accetterà una serie di compromessi che la porteranno a non lasciare mai le vie del rione. La Ferrante narra la storia di un'amicizia in cui la stima, l'affetto, l'invidia si amalgamano alle difficoltà della crescita e al confronto con una realtà che rischia continuamente di uscire fuori dai margini, di perdere senso, di diventare spaventosa. Lo scorso mese è stato lanciato da Apple iPad 3, il tablet più famoso del mondo, che nella sua terza versione si mostra pieno di effetti speciali, come display ad altissima definizione ed elementi hardware sempre più performanti. Tuttavia, la grande rivoluzione in ambito editoriale non deriva dal nuovo tablet, ma dall'introduzione di un programma, pensato per Mac, che permette la scrittura di testi in formato digitale e multimediale, iBooks Author. Questa applicazione permette di inserire immagini, filmati, animazioni e link all'interno di un testo attraverso pochi semplici strumenti. Dunque, non sarà necessario avere delle competenze specifiche per creare il proprio libro interattivo. La piattaforma è stata ideata principalmente per la stesura di testi scolastici ed è integrata con le app per la lettura dei testi presenti nell'iPad, che in questo modo si candida ad essere uno degli strumenti per l'apprendimento nella scuola di domani. E se in Italia questo momento sembra ancora lontano, oltreoceano i tempi sono decisamente più rapidi. Ad esempio, un'applicazione che sta riscuotendo un grande successo è Solar System, libro elettronico di astronomia prodotto da Touch Press, una casa editrice americana che pubblica soltanto ebook. Non si tratta semplicemente di un libro arricchito da una fotogalleria in alta definizione, ma di un testo elettronico in cui parole, fotografie, animazioni, immagini 3D manipolabili dall'utente si fondono, allo scopo di favorire l'apprendimento dei dati che riguardano il sistema solare. Dunque, al cambiamento delle modalità di lettura ne corrisponde uno della modalità di scrittura. Con Author, Apple cerca di favorire la creazione e la diffusione di un certo tipo di testi, fruibili solo attraverso i suoi dispositivi, creando un enorme giro d'affari.